Grazie Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del Ministro, però non riuscivo a rendermi conto se ero sveglio o stavo dormendo, perché mi sembrava di vivere un sogno, o meglio un incubo, perché di tutto si stava parlando meno di quello di cui si è discusso in questi giorni. Ministro, noi stiamo affrontando una riforma costituzionale che ha ancora una serie di punti che devono essere risolti e forse in replica rispetto a quei punti che sono stati esposti dai colleghi durante questo dibattito, qualcuno sarebbe aspettato una risposta. Il suo intervento, non so se mi ricordasse più una lettura della paginetta di Wikipedia con la storia della Costituente oppure una discussione di una tesina di laurea, ma stiamo davanti al Parlamento. Entrando nel merito, io riconosco che dei miglioramenti con emendamenti condivisi all'interno della maggioranza ci sono state. La Corte Costituzionale ha fatto un passettino in avanti e credo che sia un passo concreto ritornando al testo del Senato. L'articolo 1 ha avuto una riattribuzione delle funzioni al Senato e su questo bisogna convenire che il testo del Senato era sicuramente meglio di quello uscito dalla Camera. C'è un però. Se uno mette dei principi all'articolo 1 e non è conseguente all'articolo 10 dove c'è la funzione legislativa, allora abbiamo detto una grande cosa e non l'abbiamo riempita di contenuti. Ovvero il Senato ha delle funzioni che però di fatto non farà. L'articolo 2, il famoso articolo 2 con l'elezione diretta. Quello che ci è stato proposto è una vera e propria patacca. Perché non si può scrivere in conformità alla scelta al comma 5 e scrivere al comma 2 dell'articolo 2 che i consigli eleggono. Va bene che si può scindere l'atomo, ma il consiglio regionale ha l'obbligo o non ha l'obbligo di poter confermare le scelte dei cittadini o ha l'obbligo e allora non si tratta più di elezione ma è una ratifica, allora scriviamo ratifica al comma 2, o non ha l'obbligo e allora non è il popolo che sceglie ma il consiglio regionale. Io ho sentito, non rispondo agli ultimi interventi che ho letto quest'oggi sul giornale, però ho letto un'interessantissima intervista a lei Presidente Grasso dove lei richiamava tutte le forze politiche che anche una riforma costituzionale dovesse avere il requisito della costituzionalità rispetto ai principi fondamentali della Costituzione. E se una riforma è in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, dove si dice che la sovranità appartiene al popolo e non ai consigli regionali, mi spiace, ma casca tutto. E pertanto le propongo il non passaggio agli articoli. Quali ancora i punti che sono in discussione? Non ho visto alcuna risposta, anche se so che anche da parte degli esponenti della maggioranza ci sono forti perplessità sull'articolo 116 terzo comma, perché il dire che con un meccanismo talmente complicato da rendere la cosa irrealizzabile si possono attribuire ulteriori funzioni alle regioni, quando queste funzioni erano delle regioni stesse, mi sembra veramente una presa in giro. L'articolo 117, per sopprimere la materia concorrente, si è preso tutta la materia concorrente, l'ha messa in capo allo Stato e per di più i sinonimi che sono stati trovati per la materia concorrente sono 8 al posto che 1. Se la Corte, qualcuno ha fatto i conti di quanto dovrebbe lavorare il Senato rispetto ai miei emendamenti. Io sono sicuro che se la Corte Costituzionale ci ha messo 4-5 anni per dirimere la materia concorrente, con 8 sinonimi ci vorranno 40 anni per risolvere la materia concorrente e i conflitti tra Stato e Regioni. È possibile che nessuno abbia avuto da parte dei propri governatori, dei propri consiglieri regionali le proteste dicendo ci state trasformando in un ente amministrativo a cui fra l'altro negate le risorse per poter funzionare? Non ve l'ha detto nessuno. Io mi auguro che nel corso dell'esame, se ci si arriverà, finalmente qualcuno abbia il coraggio di portare avanti
le esigenze delle regioni e dei territori, perché c'è anche il 119, ovvero l'autonomia finanziaria degli enti locali. Non è possibile che l'autonomia finanziaria degli enti locali venga messa in capo solo alla Camera dei Deputati. Cioè c'è lo Stato, grazie all'Italicum, l'uomo solo al comando, e tutti gli altri che obbediscono e vivono o sopravvivono con il costante taglio di risorse di tutti gli altri. Presidente, io temo che la discussione, forse creata ad hoc sull'elettività o meno, che è stata risolta con quel papocchio, perché qualcuno mi deve anche dire come si fa a presentare un emendamento all'articolo 2 e essersi dimenticato il comma 1 dell'articolo 39, la norma transitoria, dove c'è scritto che i consiglieri regionali eleggono al loro interno i senatori. Questa è la cosa che accadrà la prima volta. Dopodiché ci sarà la legge dello Stato, ma siccome la legge dello Stato ha una lettura bicamerale e quindi dovrà essere approvato dal Senato, voi pensate che i consiglieri regionali che hanno il potere di elettorato attivo e passivo e si spartiscono tra di loro i senatori faranno mai quella legge? Quella legge lì non la faranno mai, e la cosa transitoria durerà per sempre. Quindi agli amici che hanno fatto le resistenze e le battaglie sull'elettività diretta, la battaglia va fatta fino in fondo, perché se no è una totale presa in giro, come del resto può essere riferito a tutto il provvedimento. Chiudendo, Presidente, io ho prodotto degli emendamenti, ho sentito anche che l'algoritmo è stato citato dal Ministro. Se quegli emendamenti fossero stati scritti solo con un algoritmo, qualunque esperto di informatica ti creerebbe l'algoritmo per risolverlo. Quindi è evidente che se io da solo, non credo che sia possibile, però mi sono stato accusato di mettere alla paralisi il Parlamento o di volerlo bloccare. Se io da solo riesco a bloccare il Parlamento, o siete scarsi voi o c'è qualcosa che non funziona nel regolamento. Uno può dirmi che faccio un attentato alla democrazia se non rispetto il regolamento. Nel regolamento non c'è scritto nulla rispetto al numero degli emendamenti che io posso presentare. E quindi, siccome io ritengo che il sistema dei pesi e contrappesi, e qualcuno mi vuole ancora, e nessuno l'ha prodotto quell'emendamento, nessuno ha sollevato in replica il problema, qualcuno mi viene a spiegare com'è possibile un sistema costituzionale in cui un presidente può essere eletto con 220 voti, quando c'è una legge elettorale che te ne garantisce 340 solo alla Camera? Questo è equilibrato? No. Allora forse sono più equilibrati i miei milioni, se servono a riequilibrare il tutto. Grazie, Presidente.